E niente, il ringraziamento è spontaneo verso di voi, perché con noi condividete questa passione forte per il Nardò, una passione che deve rinascere nel giusto, deve rinascere nell'organizzazione. Dobbiamo guardare al futuro del calcio meritino, perché rappresenta, oltre che uno sport, proprio un'identità culturale del meritino. Questo deve nascere da noi che siamo meritini, ed essere, diciamo così, alimentato dalla vostra passione e dai nostri consigli. Noi, buonasera a tutti innanzitutto, e auguri a tutti i federissimi. Noi eravamo e siamo fermamente convinti che il sacrificio che abbiamo fatto quest'anno era un atto dovuto, però il sacrificio si può fare 2, 3, 4, 5 mesi. Ora Nardò, al di là delle chiacchiere, ha bisogno, i meritini hanno bisogno di riavere il loro giocattolo più bello. Quindi il signor sindaco in primis, che è qui di fronte a me, deve apprendere l'onere e l'onere di far ricominciare quello che ci rende ancora, e forse più di ogni altra cosa, orgogliosi di questa città. Quindi rimanere là. Poi ai federisti invece, noi gli abbiamo voluto dedicare una targa in occasione del ventennale, che recita: il gruppo South Boys 2002, in occasione del vostro ventennale, scusate sono raffreddato, vi onora per aver scritto la storia del tifo meritino. Credo che questo non abbia bisogno di altre parole. Una invece la voglio dire: in tante città si sentono diversi gruppi, diverse frange di tifoserie politicizzate, chi di destra, chi di sinistra. Per fortuna, e grazie al vostro insegnamento soprattutto, a Nardò l'unico colore è stato e sarà sempre granata. Il cambio generazionale c'è stato, ed è stato un qualcosa di naturale, fatto nel rispetto sempre e comunque di chi ha dato e di chi darà e di chi darà ancora dopo di noi. Quindi grazie. Un grosso augurio fra 20 anni, ma con la scuola di pallone però. Certo. Grazie Michele, grazie. Grazie, la consegna da parte di Michele Piccione al Presidente. Allora, adesso è la parte meno giovane, ma non per questo meno...